una cosa volevo dirvi prima di iniziare per perdere cioè per prenderci ancora qualche minuto più informale, no, nei termini della lezione. La cosa che volevo dirvi, e ne approfitto ora perché così non rubo tempo a nessuno delle persone che dovranno tenere la lezione, non rubo semmai a me stessa, è un ringraziamento a tutte le persone che contribuiscono all'organizzazione e alla realizzazione di questi corsi, nel senso che voi vedete una lezione, cliccate sul link, sapete che c'è appunto una coordinatrice che è Lina Bolzoni e io che l'aiuto, spesso l'ha aiutata anche Alessandro Benassi, però in realtà c'è molto lavoro dietro all'organizzazione di questi corsi, anche ora che sono online, e c'è tutto il servizio eventi culturali e career services di quella responsabile Elisa Guidi che lavora per organizzare il calendario, prendere i nominativi degli insegnanti che si sono iscritti, fare gran parte delle comunicazioni e gestire le lezioni nell'aula virtuale, e su questo la supportano Francesco Forino, che oggi è molto carino, mi aiuta e supporta me, e Pasquale Comazzi e Patrizia Mascagni. E quando siamo stati in sede c'erano anche Francesco Casaccio e Valentina Quattrocchi, che si occupano invece delle cose in sala, le due lezioni, quella con Lina Bolzoni e quella con Alessandro Benassi, che abbiamo fatto dalla Sala Azzurra, qui del Palazzo della Carovana. C'erano anche loro due ad aiutare, e Andrea Freccioni anche, che l'ha detto video. E niente, insomma, mi sembrava doveroso citarli e spiegarvi che appunto tutto questo nasce grazie anche all'impegno e al lavoro di tante persone, insomma. E, detto questo, direi che forse quanti siete? Sì, io direi che potremmo anche cominciare. Sapete che parleremo della storia oggi di Elsa Moranti. Ora, dovrò fare necessariamente un'introduzione un po' lunga, non certo per riassumere la trama del romanzo, che è veramente impossibile, però per fare il punto su alcuni aspetti cruciali della narrazione e della sua struttura, aspetti cruciali che servono poi per comprendere meglio anche il percorso di lettura che ho pensato per voi oggi. Sapete che i capitoli della storia, romanzo, uno scandalo che dura da 10.000 anni, così recitava il sottotitolo in copertina della prima edizione che era uscita il 25 giugno del 1974, questi capitoli sono divisi cronologicamente. Il primo copre un arco di tempo molto piuttosto ampio, che va da poco prima del 1903, che è l'anno di nascita di Ida, una delle protagoniste del romanzo, fino al 1941. E questo primo capitolo racconta della famiglia, degli avi o degli antenati, come Pasolini, parla quindi della famiglia di Ida, dell'infanzia e della gioventù di Ida in Calabria. Invece i sette capitoli successivi sono divisi uno per anno e narrano in un grande affresco corale le vicende intercorse tra il 1941 e il 1947, quindi immaginate, piena seconda guerra mondiale, l'occupazione tedesca e immediato dopoguerra, le vicende intercorse appunto. Diciamo, i principali protagonisti sono Ida, che è una maestra elementare di origini calabresi, e nel 41 è vedova, è di origini calabresi e di madre ebrea, e ha il primo figlio Nino, che nel 1941 ha 15 anni e che sarà, vi ricordate, prima fascista, poi comunista e partigiana e poi contrabbandiere, e al secondo figlio Giuseppe, detto Giuseppe, che nasce nell'autunno del 41 dallo stupro subito da Ida, da un giovane soldato tedesco di passaggio a Roma. Giuseppe, figlio della vergogna, viene partorito di nascosto da Ida nel ghetto e tenuto pressoché segregato in casa per tutto il primo anno di vita. Soffre di una forma grave di epilessia di cui morirà. Questa è proprio per tagliarla con l'accetta, ma per ricordarci un attimo gli eventi principali. Con il suo romanzo, magari per chi l'ha letto tempo fa, è utile rispolverare un po' la memoria. Che cosa fa Elsa Morante con il suo romanzo? Crea una struttura ponderosa, quasi 700 pagine. In questa edizione qui sono 661, è quella mia di riferimento. Una struttura quindi ponderosa, complessa e che usa diversi registri. Ricordate, ci sono le cronologie che incorniciano i capitoli più dichiaratamente finzionali,
e che così come i capitoli, tranne la prima e l'ultima, sono distinte per anno, queste cronologie riassumono i fatti salienti della storia, con la S maiuscola, per dirla come avrebbe detto appunto il manoscritto dell'anonimo seicentesco, parlano di principi, potentati e qualificati personaggi, no? Hanno un registro marcatamente differente rispetto ai capitoli finzionali, ma non un canone neutro. E questa differenza è anche evidenziata tipograficamente, infatti sono scritte in corpo minore. Poi ci sono le epigrafi che precedono e o seguono le cronologie e che funzionano come un controcanto evocativo. Sono citazioni più o meno fedeli di liriche e prose altrui, ma ci sono anche filastrocche e poesie della stessa Morante. Infine, diciamo, ci sono i capitoli finzionali, il racconto dei piccoli, per usare la definizione del Vangelo di Luca, che è in esergo al romanzo, quindi degli umili, degli ultimi, per continuare a usare un gergo biblico. Ora, già la disposizione di questi elementi mette in evidenza fin da subito, agli occhi di chi legge, la presenza di due corsi e discorsi, non ricorsi, che corrono in parallelo e che in brevi tratti e in certi momenti si incrociano anche. Da una parte c'è il corso del potere, della storia, abbiamo detto con la S maiuscola. E poi c'è il corso di chi da questo potere è travolto. Appunto, le cronologie è il corso del potere, chi è travolto dal potere sono questi capitoli più finzionali. Il modo poi in cui questa narrazione è condotta, la narrazione di questo secondo corso, delle storie dei piccoli, appunto, soprattutto la voce narrante che se ne fa carico, gioca un ruolo fondamentale nell'esprimere il senso della relazione tra la storia con la S maiuscola e le storie dei piccoli. Perché dico questo? Perché chi legge la storia si trova di fronte a una narratrice che ha una posizione particolare. Infatti, in più punti del romanzo, scusate, ogni tanto mi distraggo a leggere la chat, mi distraggo. Questa voce narrante in più punti del romanzo, ma a una frequenza abbastanza bassa, soprattutto nei primi sei capitoli, spunta fuori no, non spesso, una, due volte al massimo, invece negli ultimi due capitoli la sua voce si fa sentire molto di più. Insomma, questa voce narrante fa capolino e si presenta esplicitamente a chi legge come testimone dei fatti avvenuti e emotivamente coinvolta. Infatti condivide con i protagonisti e la protagonista uno spazio preciso e definito e un arco di tempo altrettanto definito. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda lo spazio e il tempo vissuti dagli avi di Ida e da Ida stessa prima che si trasferisca a Roma, la narratrice dichiara ripetutamente la sua estraneità, la sua non appartenenza a quel vissuto e la paziente ricostruzione indiretta di cui lo ha fatto oggetto. E lo stesso vale, ad esempio, per quello che riguarda la vita di Davide Segre quando non è a Roma tra 41 e 47 e la vita dello stesso Nino quando è fuori da Roma. Quando però il teatro dei fatti narrati si sposta nella Roma del 1941, ecco, fino al 47, ecco che la narratrice si fa garante in prima persona della ricostruzione della vicenda in tutti i suoi dettagli, anche i più intimi, ribadendo la sua presenza e la sua partecipazione emotiva a ciò che sta accadendo. E se lo spazio-tempo che questa narratrice condivide con i suoi personaggi, e che è definito Roma 1941-1947, è anche suggerita in qualche modo la distanza temporale dalla quale la narratrice traguarda le sue vicende, queste vicende, ed è una distanza temporale che la avvicina al tempo di chi legge. Tutti questi interventi, sì, descrivono il suo posizionamento rispetto appunto alla scena narrata, il suo posizionamento spaziale, temporale e dicevamo anche affettivo, ma non fanno solo questo. Questi inserti testuali concorrono tutti quanti nel rappresentare in un modo che è diffranto, che è puntiforme, è per indizi, ma concorrono appunto a rappresentare la costruzione della macchina narrativa approntata, che consiste questa costruzione nel mettere insieme i propri ricordi, la propria testimonianza, quella di altri e altre persone e una serie di documenti pubblici e privati, reali o di invenzione.
Praticamente la rappresentazione che si vuole dare della genesi della macchina narrativa è quella proprio di una ricostruzione paziente, di una restituzione dettagliata, ampia e partecipata emotivamente. Ora, naturalmente si sta parlando di una proiezione funzionale, cioè di una rappresentazione del processo che ha generato la scrittura. Okay? E vi dicevo che a questa rappresentazione del processo che ha generato la scrittura contribuiscono anche una serie di documenti, alcuni reali, per esempio ci sono gli estratti delle leggi razziali del 38, parte proprio dell'articolo 1, 8, 9 e 19, c'è parte dell'ordinanza del 30 novembre del 1943 che sancisce la cosiddetta soluzione finale nei confronti degli ebrei. Però ci sono anche le descrizioni delle fotografie che ci mostrano i campi di concentramento, i partigiani impiccati, sulle quali torneremo poi tra poco. E accanto a questi ci sono le lettere di Giovannino dalla Russia, il biglietto di Efrati, i testi delle canzonette d'epoca, il brano di un manuale medico, di nuovo la descrizione della foto della madre di Ida, le carte geografiche e tra tutti questi documenti reali o di invenzione c'è poi, ricordate, quello scarno, crudele, terribile trafiletto di giornale che per la cronaca sancisce la fine della vicenda di Ida Euseppe del Canebella. Ricordate, pietoso dramma al quartiere Testaccio, madre impazzita vegliando il corpo del figlioletto. Ecco, prima di entrare nel vivo del testo vi voglio leggere questa breve parte di un saggio di Mauro Boarelli, che nota giustamente a proposito di questo trafiletto, di questo scarno e terribile trafiletto, come, scusate, vado a leggere, questo non ve l'ho riportato, ma lo potete seguire. Ecco, Boarelli dice, con questo trafiletto il romanzo diventa un lungo flashback che si sviluppa da qui, da questa scarna notizia di cronaca, di cui l'autrice esplora l'antefatto fino a ricostruire un quadro sempre più ampio, realizzando, in definitiva, un esperimento letterario di microstoria. Le brevi righe tratte dalle pagine locali di un giornale svelano al lettore come un'ampia e complessa architettura narrativa o ricerca storica possa poggiare su una base documentaria estremamente povera, che lo scrittore o lo storico può interrogare fino a ricavarne un materiale lacunoso ma sufficiente a riscattare i personaggi dall'anonimato e a leggerne la marginalità come l'esito di vicende storiche, anziché come dato mutabile. Ecco, proprio questa rappresentazione della narrazione come ricostruzione testimoniata la pone in un dialogo serrato con le cronologie, non tanto quindi alla luce anche di quello che ci dice Boarelli, la contrapposizione tra i capitoli finzionali e le cronologie non è tanto nei termini di una contrapposizione tra fatti reali, quelli delle cronologie e finzione, le vite dei personaggi, ma di un contrasto insanabile tra la storia con la S maiuscola e le storie minuscole, come già le aveva definite in maniera estremamente sagace Carlo Bo nel 1974, molto prima che Boarelli le definisse proprio microstorie, con un riferimento preciso a una metodologia storica di cui è uno dei maggiori rappresentanti è Carlo Ginzburg. Ma le storie minuscole, la storia e le storie minuscole, il contrasto insanabile tra la verità dei grandi numeri della storia e la realtà spesso taciuta delle piccole esistenze. E questa ricostruzione testimoniata, emotivamente partecipe, io credo che implicitamente sia un invito a ognuno e ognuna dei lettori e delle lettrici della storia a testimoniare, ricordare, fare tesoro degli incontri e dei contatti fugaci con i piccoli, con gli ultimi. È un invito affinché tutti e tutte ci facciamo testimoni delle loro storie e con le loro storie anche delle nostre storie. Ricordate quello di cui ci parlava Donnarumma l'altro giorno quando parlava dell'inenarrabilità della vita minuscola di fronte alla pandemia. È molto simile questo discorso. Però ora basta con questa introduzione, mi serviva perché traguardasse queste cose di cui vi parlo adesso entrando più nel dettaglio del testo con questo sguardo, no? E come entreremo in questo testo? Ho scelto un percorso per voi, di seguire un filo, è un percorso che ha come protagonisti gli occhi di alcuni personaggi, in particolare gli occhi di Euseppe.
occhi che, leggiamo nella storia, racconta la narratrice, erano gemelli a quelli del padre, nel colore, nella fattura, una cosa del genere, dice, ma non nello sguardo. Non nello sguardo che ci tiene a sottolineare la narratrice, lo sguardo di Giuseppe nel primo anno di vita era fiducioso e festante. Vi ricordate, ve l'ho detto anche poco fa, nel primo anno di vita Giuseppe è praticamente tenuto segregato in casa dalla madre, in una dimensione che comunque per lui è, in quel universo minuscolo, è riscoperta avventurosa e impaziente. Finché Nino, appunto il fratello maggiore, a quel punto sedicenne, perché è un pomeriggio di primavera inoltrata del 42, Nino finalmente trasgredisce agli ordini della madre, si mette questo bambino sulle spalle, gli fa varcare la soglia di casa e da allora Giuseppe finalmente si farà nel mondo. Alla loro seconda uscita, Nino, altra cosa, un altro classico, oltre che per un adolescente trasgredire gli ordini della madre, Nino decide di portarlo a vedere i treni, che è un classico, anche se ci pensate che si fa con i bimbi e le bimbe piccole, decide di portarlo a vedere i treni allo scalo merci della stazione Tiburtina, che a quell'ora è deserta. È deserta tranne che per una presenza. E ora, nonostante vi abbia condiviso gli handout, vorrei però mostrarvi. E l'unico viaggiatore visibile sui pochi carri là in sosta era un vitello affacciato da una piattaforma scoperta di un vagone. Stava là quieto, legato a un ferro, sporgendo appena la testa inerme, i due cornetti ancora teneri gliene erano stati estirpati. E dal collo, per una cordicella, gli pendeva una medagliuccia all'apparenza di cartoni, sulla quale forse era segnata l'ultima tappa del suo viaggio. Di questa al viaggiatore non sarà data nessuna notizia, ma nei suoi occhi larghi e bagnati si indovinava una prescenza oscura. Di sopra alla testa del fratello, che se lo teneva issato sulle spalle, Giuseppe lo andava osservando. E forse, fra gli occhi del bambino e quelli della bestia, si svolge un qualche scambio inopinato, sotterraneo e impercettibile, del quale tuttavia nessuno si accorse. Una specie di tristezza o di sospetto lo attraversò, come se una piccola tenda buia gli calasse davanti, e si tenne rivoltato indietro verso il vagone. Bavallo, bavallo, gli riuscì a dire appena con bocca malsicura. Bavallo è il modo in cui Giuseppe pronuncia la parola cavallo, dato che ancora non conosce né la parola né tantomeno l'animale vitello. E qui la minuscola avventura terminò. Il suo passaggio era stato di una durata infinitesima. Ecco quindi che lo sguardo fiducioso e festante di Giuseppe muta per la prima volta e muta senza che nessuno se ne accorga. Questo breve brano è centrale nel romanzo, si sa, è spesso citato perché è denso di significati. Gli occhi del vitello in cui si indovina quella prescienza oscura che impercettibilmente si trasmette a Giuseppe riprendono a distanza la descrizione dello sguardo di Ida nelle primissime pagine del romanzo, dove invece leggiamo: nei suoi grandi occhi a mandorla scuri c'era una dolcezza passiva di una barbarie profondissima e incurabile, che somigliava a una precognizione. Da notare l'uso iniziale di questo termine, precognizione è l'equivalente umano della prescienza, che è prerogativa divina. Infatti, subito Morante si corregge e prosegue: precognizione, invero, non è la parola più adatta, perché la conoscenza ne era esclusa. Piuttosto, la stranezza di quegli occhi ricordava l'idiozia misteriosa degli animali, i quali non con la mente, ma con un senso dei loro corpi vulnerabili, sanno il passato e il futuro di ogni destino. Chiamerei quel senso, che in loro è comune e confuso negli altri sensi corporei, il senso del sacro, intendendosi da loro per sacro il potere universale che può mangiarli e annientarli per la loro colpa di essere nati. Quindi Ida e il vitello destinato ad essere macellato condividono la stessa prescienza oscura di un potere contro il quale nulla possono, è un potere appunto che può mangiarli e annientarli per la loro colpa di essere nati. Questa connessione tra Ida e il vitello è in realtà il primo segmento di un lungo filo di occhi e di sguardi che collega Ida
Useppe e il loro destino di vittime ai deportati e alle deportate del ghetto romano. Ma su questo arriveremo tra poco, perché prima vorrei che vi annotasse mentalmente questo scambio di sguardi tra Useppe e il vitello, questo frammento di consapevolezza, questa prescienza oscura, questo atomo opaco del male, direbbe Pascoli, che si insinua in Useppe attraverso gli occhi e che nei suoi occhi per la prima volta si mostra senza che tuttavia nessuno se ne accorga. Però, come vi accennavo, questo episodio del vitello è anche anticipazione, se recupera e ricorda lo sguardo di Ida, appunto, è anche anticipazione di un altro incontro che farà Useppe più di un anno dopo nella stazione Tiburtina, stavolta però in compagnia di sua madre. Siamo nell'autunno del 1943, il bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio è passato e Ida, che appunto con Useppe viveva in questo appartamentino in San Lorenzo, è sfollata perché ne ha avuta la casa distrutta, è sfollata con Useppe a Pietralata, che è una borgata limitrofa, e lì a Pietralata, la domenica 17 ottobre, le arriva la notizia del rastrellamento del ghetto del giorno prima, ricordate il terribile 16 ottobre del 43, anche raccontato da De Benedetti. Viene a sapere del rastrellamento del ghetto e viene presa dal panico perché ha paura di poter essere anche lei, che è per metà ebrea, ebrea per parte di madre, che anche lei possa essere raggiunta con il figlio imprigionata. E quindi il lunedì va a Roma, dove doveva comunque andare per comprare delle scarpe nuove a Useppe, e anche perché soprattutto spera di avere notizia del fatto se anche le mezze ebree come lei fossero in pericolo. Di ritorno dal calzolaio incrocia una donna del ghetto che conosceva di nome, la signora Arsenyi, che corre via e non risponde ai suoi richiami, cerca di richiamarla e lei, Ida, a quel punto, e ci dice la narratrice proprio senza un intento preciso, quasi stregata e come se seguisse una fata morgana, inizia ad inseguirla, a chiamarla in una corsa folle. In una corsa folle con questo bambino in braccio sballottato nella corsa, arriva appunto fino alla stazione Tiburtina, da cui nello stesso scalo merci in cui era stato Zerchi, aveva visto il vitello, appunto, da cui si sente provenire un orrendo brusio, un vocio di folla umana invisibile che non si capisce da dove provenga. Non si capisce da dove provenga finché, e leggiamo, in fondo alla rampa, su un binario morto rettilineo, stazionava un treno che pareva a Ida di lunghezza sterminata. Il vocio veniva di là dentro. Erano forse una ventina di vagoni bestiame, alcuni spalancati e vuoti, altri sprangati con lunghe barre di ferro e portali esterni. E Ida riconosceva questo coro confuso. Tutto questo misero vocio dei carri la adescava con una dolcezza struggente, per una memoria continua. Era un punto di riposo che la tirava in basso nella tana promiscua di un'unica famiglia sterminata. La ripetizione dell'aggettivo sterminato non è casuale. Sterminato qui significa entrambe le volte esplicitamente illimitato, incommensurabile, però è chiaro che richiama anche implicitamente il verbo sterminare, che è quello che forse più di frequente si appaia alla parola olocausto. Infatti, il treno di cui si tratta è il treno degli ebrei imprigionati nei rastrellamenti e rinchiusi dal sabato in quel treno per essere deportati ad Auschwitz. Ida, come aveva inseguito fin lì la signora dei segni, come è attirata appunto da una fata morgana, come si ritrova appunto in quella situazione quasi di trance in mezzo a quel vocio, a quei volti e gli occhi che vede attraverso le grate del treno, nello stesso modo rimane incapace di allontanarsi da quel luogo, quasi si legge smemorata di se stessa. È lì, smemorata di se stessa, in uno stato quasi di trance, quando accade qualcosa. Che cosa accade? Leggiamo. Eccoci qua. Poi sentì dei colpi fondi e ritmati che rimbombavano da qualche parte vicino a lei, vicinissima a lei, proprio accosto al suo corpo. Difatti era il cuore di Giuseppe che batteva a quel modo. Il bambino stava tranquillo, rannicchiato sul suo braccio, col fianco sinistro contro il suo petto, ma teneva la testa girata a guardare il treno. E nello sporgersi a scrutarlo, lei lo vide che seguitava a fissare il treno con la faccina immobile, la bocca semiaperta e gli occhi spalancati in uno sguardo indescrivibile di orrore. C'era nell'orrore sterminato del suo sguardo, anche una paura, o piuttosto uno stupore attonito.
era uno stupore che non domandava nessuna spiegazione. Vedete che come la prima volta dalle spalle di Nino, Giuseppe in braccio alla sua mamma resta girato con lo sguardo incollato appunto verso il treno, incapace di distogliere lo sguardo, che anche stavolta subisce un radicale mutamento, per cui tra l'altro di nuovo, non a caso ritorna l'aggettivo sterminato, che connette in questo modo segretamente il treno dei deportati, sterminato, le radici di Ida, un'unica famiglia sterminata, e Giuseppe, carico di orrore, sterminato. Solo che stavolta lo sguardo di Giuseppe è intercettato da qualcuno, la madre intercetta i suoi occhi. Ma lo sguardo di Giuseppe non domanda alcuna spiegazione. Perché non domanda alcuna spiegazione? Perché in realtà il suo inconscio ha collegato i due incontri che a distanza di più di un anno ha avuto in quello stesso scalo merci della Tiburtina. Quel destino ineluttabile di morte, l'impotenza, la disperazione nello sguardo del vitello che era su un vagone e non conosceva la sua destinazione, fateci caso proprio come gli ebrei deportati, in Giuseppe, quello sguardo, l'orribile brusio, lo sguardo dei deportati, si sono fusi in un unico senso del male, in un unico grande male, che è il nome appunto che i medici danno alla forma più grave dell'epilessia, è anche il nome che Elsa Morante voleva, pensava di dare al suo romanzo prima poi di scegliere la storia. Giuseppe ha collegato inconsciamente questi due momenti e il loro significato. Infatti, quella notte Ida si sveglia e leggiamo, udendo accanto a sé nel lettuccio un piccolo lamento acuto di angoscia lacerante. Si accorse che Giuseppe sussultava nel sonno e dopo un silenzio riprendeva genere in un balbettio spasmodico. Allora lo chiamò e lo vide tutto in pianto, che la scacciava da sé con le manine, come a rifiutare ogni conforto. E senza ancora svegliarsi del tutto, perdurava nel suo balbettio incomprensibile, in cui pareva di riconoscere la parola cavallo, frammista confusamente a pupetti e signori. Beh, il cavallo è il vavallo, il vitello della Tiburtina, i pupetti e i signori sono i bambini, le bambine, gli anziani, le anziane, le persone adulte deportate, rinchiusi nel treno. Ida riesce a distrarre il figlio in quel momento, le cui si legge poi che le sue pupille ritornano luminose, no? Se finalmente si illuminano. E quindi quell'incubo angoscioso e terribile pare effettivamente dimenticato e superato. Pare dimenticato e superato finché, poco meno di 2 anni dopo, nella tarda primavera del 1945, Giuseppe non sperimenta un altro incontro, un'altra visione del male. Stavolta però questa visione gli sarà fatale e scatenerà in lui una reazione di shock profondo, dopo la quale inizieranno a manifestarsi i primi segni decisivi della malattia che poi lo porterà alla morte. Secondo me la critica un po' ha sottovalutato, non si è soffermata abbastanza sull'episodio che stiamo per leggere, sulla relazione emblematica, non tanto medica chiaramente quanto simbolica, tra quest'ultima esperienza di Giuseppe e il manifestarsi dell'epilessia. Malattia che sì, questo è noto e alla critica è rappresenta nel romanzo anche la metafora tra il potere distruttivo della storia, appunto la metafora del potere distruttivo della storia sulle sue vittime inconsapevoli. A cosa mi riferisco? A che episodio mi riferisco? All'incontro di Giuseppe con le fotografie sui giornali. Si tratta in realtà di due incontri distinti che si svolgono, avvengono a circa un mese di distanza l'uno dall'altro, ma che nel testo si trovano a nemmeno una pagina di distanza e quindi costituiscono praticamente un unico blocco narrativo, una lunga ecstasy interrotta solo brevemente. Ora, in questi ultimi anni mi è capitato di occuparmi di letteratura della Resistenza e nel corso delle mie ricerche mi sono imbattuta, a volte volontariamente, a volte, ahimè, involontariamente, e sono stata quindi aggredita nei momenti in cui non me le aspettavo. Mi sono imbattuta appunto nei materiali fotografici relativi all'occupazione nazista, alla guerra di liberazione e all'Olocausto. Per cui la storia l'avevo letta prima di rileggerla per questa lezione quando ero ragazzina, un poco più, insomma, magari non proprio ragazzina ora, mi sembra ragazzina sui 20 anni, l'ho riletta in occasione di questa lezione,
E quando ho ritrovato queste descrizioni, ho riconosciuto immediatamente tutte le foto di cui si sta parlando. Sono foto che esistono effettivamente, molte di queste, tra l'altro, ve ne renderete conto, sono diventate iconiche e senz'altro erano note ai lettori e alle lettrici del 1974, che leggendone la descrizione potevano, come ho fatto io, ricostruirle mentalmente, quindi potevano sovrapporre al testo l'immagine mentale, la memoria dell'immagine, amplificando l'effetto già drammatico e brutale delle parole, ma anche straniante delle parole. Ora, Monica Zanardo, che ha fatto uno studio molto attento dei manoscritti della storia, ha individuato proprio le note in cui Morante, nei suoi quaderni, indica le fonti precise a cui ha attinto, cioè il materiale fotografico che ha visto, che ha visionato e che le ha guidata nel concepire e nello scrivere questi due brani che tra poco leggeremo e, ohimè, vedremo insieme. Questa che vi faccio vedere è la pagina del quaderno decimo, 1971-1972, dei quaderni appunto manoscritti di Elsa Morante. Per comodità vi ho riportato io la trascrizione accanto, è un falso, non c'è nel quaderno una trascrizione a macchina del testo, ma così lo potevate leggere meglio perché effettivamente non è semplice leggerlo. Vedete che la pagina che vedete manoscritta di Elsa Morante è proprio sul verso della pagina su cui poi c'è il brano in questione di cui lei sta parlando. Si vede tra l'altro forse anche un po' in controluce se guardate bene, perché poi vi faccio vedere anche la pagina del testo. E Morante ci annota proprio i riferimenti bibliografici di 6 su 8 delle foto descritte. Nelle ultime due indica memoria da rintracciare, perché non si ricorda dove le ha viste. Si ricorda di aver visto queste foto, ma appunto deve rintracciare, va a memoria e deve rintracciare dove le ha viste. Ora, perdonatemi, a quell'altezza cronologica lì, il brano non era definitivo, il testo ha subito diverse mutazioni, l'ordine in cui si susseguivano le immagini non era lo stesso che leggiamo ora noi nell'edizione definitiva e mancava una foto, quella del condannato in ginocchio sull'orlo della fossa comune. Il lungo lavorio a cui Morante ha sottoposto questa parte del testo, ha sottoposto tutto il testo, però guardate, vi mostro un attimo la pagina. Questa è l'inizio della prima descrizione. E vedete che questo lungo lavorio, appunto, la puntigliosa indicazione, la ricerca di testimonianze anche visive per la costruzione del romanzo, mostrano in maniera inequivocabile l'importanza che Morante attribuisce al codice iconico. Non a caso lei stessa aveva scelto, si era impuntata con Einaudi, aveva fatto un sacco di storie, voleva a tutti i costi l'immagine che è stata l'immagine di copertina della prima edizione della storia, che è questa. Eccola, il famoso uno scandalo che dura da 10.000 anni. Ecco, si è veramente incaponita per avere questa immagine. Questa immagine che è una foto di Robert Capa, il trattamento della foto con il filtro rosso rispetto alla foto originale drammatizza molto l'effetto, però secondo me in qualche modo in realtà cela un po' il fatto che il soggetto della fotografia è un bambino. Questa è la fotografia originale in cui si vede di più di Robert Capa. Infatti si intitola la foto Dead Child in Rubble, cioè bambino morto nelle macerie, è una foto del 1936 che ritrae appunto un bambino tra le prime vittime della guerra civile spagnola. Poi sappiamo che, sempre a proposito di importanza che Elsa Morante dava alle immagini, il fatto di quanto invece fosse indignata della copertina che era stata scelta per l'edizione americana, era arrabbiatissima per l'immagine di copertina che era stata scelta per l'edizione, la traduzione americana della storia. Questo per dire cosa? Per dire appunto che Morante attribuisce alle immagini e alla loro interazione con le parole un valore espressivo, ma anche una funzione conoscitiva, gnoseologica, come dimostra la centralità di questa lunga ecstasy che tra poco leggeremo. Centralità che è sia nell'economia della narrazione, per l'effetto che genera in Giuseppe e per
come dire, l'importanza che ha come snodo narrativo in tutto il processo della scrittura, ma anche centralità a livello di ricezione, per l'effetto che genera l'immagine, la descrizione dell'immagine in chi come noi legge. E quindi anche noi adesso leggiamo e guardiamo. Già fino all'estate avanti, cioè l'estate del 1944, sui manifesti e sui giornali erano apparse a Roma delle strane fotografie, le quali naturalmente circolavano già coi primi notiziari anche nel nostro quartiere. Questa è un'altra intrusione appunto della narratrice, nel nostro quartiere Testaccio e a via Mastro Giorgio. Quasi a somiglianza dei lattanti o addirittura dei cani e dei gatti, lui, che è Giuseppe, per cui di nuovo troviamo questo accostamento con le bestie, stentava a riconoscere nell'unidimensionale della stampa le forme concrete. Ma in quella primavera del 45, un giorno sua madre, dopo averlo lasciato in attesa per pochi momenti fuori ad una bottega, lo ritrovò che osservava certe riviste illustrate appese sul fianco di un'edicola a una certa distanza da lui. Su quella più bassa, spiegata a doppio, il foglio era occupato quasi per intero da due fotografie d'attualità, entrambe di gente impiccata. Ora io continuo a leggere, ma voi potete guardare. Su quella più bassa, spiegata a doppio foglio, il foglio era occupato quasi per intero da due fotografie d'attualità, entrambe di gente impiccata. Sulla prima si vedeva un viale alberato di città, lungo la spalletta di un ponte semidistrutto. Da ogni albero del viale pendeva un corpo, tutto in fila, nella stessa identica posizione, con la testa inchinata su un orecchio, i piedi un poco divaricati e le due mani legate dietro la schiena. Erano tutti giovani e tutti malvestiti, dall'aria povera. Su ognuno di loro stava appeso un cartello con la scritta partigiano, e tutti erano maschi, salvo un'unica donna all'inizio della fila, la quale non portava nessuna scritta e, a differenza degli altri, non era impiccata con una corda, ma appesa per la gola a un gancio di macelleria. Nella foto la si vedeva di schiena, però dalle forme era ancora in fiore, pareva giovanissima, sotto i 20 anni. Era mal fatta, in pantaloni scuri, e sul torso insanguinato, biancastro nella foto, da sembrare nudo, le pendevano dei lunghi capelli neri, non si capiva bene se intrecciati o sciolti. Presso la spalletta del ponte si vedeva la figura di un uomo, forse una sentinella, in pantaloni da militare chiusi alla caviglia. E sull'altro lato del viale stava radunata a guardare un gruppetto di persone dall'aria casuale di passanti, tra le quali due ragazzini più o meno coetanei di Giuseppe. Questa foto è una foto che rappresenta l'apice dell'operazione Piave. Apice dell'operazione Piave è stata la strage di Bassano del Grappa del 26 settembre 1944, una strage in cui i nazisti impiccarono sul corso principale della cittadina, che ora non a caso si chiama Via dei Martiri, impiccarono 31 persone una dopo l'altra, le presero come uno stratagemma, mettendo in giro dei manifesti e dicendo che chi voleva lavorare, guadagnare non mi ricordo quanto, si offrisse, li hanno caricati su un camion e il camion li ha portati su questo viale cittadino, e ha iniziato a fermarsi il camion per ogni albero, e per ogni albero il camion si fermava, scendeva una persona, di fronte agli altri che erano sul camion e a tutta la città veniva impiccato con un cavo elettrico. Ma continuiamo a guardare. Nella seconda fotografia dello stesso foglio si vedeva un uomo vecchio, dalla testa grassa e calva, impiccato per i piedi con le braccia spalancate sopra una folla fitta e imprecisa. Vabbè, questo è evidente, non c'è nemmeno bisogno, si tratta di Mussolini in piazzale Loreto. La rivista più in alto, in copertina, mostrava un'altra fotografia recente, senza impiccati né morti, però misteriosamente atroce. Una donna giovane, dalla testa rasa a nudo come quella di un pupazzo, con in braccio un bambino avvolto in un panno, procedeva in mezzo a una folla di gente d'ogni età che sghignazzando la segnavano al dito e ridevano sconciamente su di lei. La donna, dai tratti regolari, pareva spaventata e affrettava il passo faticando su certe scarpacce da uomo scalcagnate, preceduta e incalzata dalla folla. Tutta l'intorno erano, come lei, gente malmessa e povera. Il bambino di pochi mesi, con una testina di ricci chiari, teneva un dito in bocca e dormiva tranquillo. Questo è uno scatto famoso di Robert Capa, anche questo, che ne ha fatto più di uno dello stesso momento, ce ne sono molti celebri, ce n'è uno che forse lo conoscete anche meglio, in cui questa donna si vede di profilo e molto più in primo piano. Una foto fatta appunto a una collaborazionista francese a Chartres il 16 agosto 1944.
Mi fermo un attimo per farvi notare una cosa. Questa descrizione delle fotografie non è accompagnata da nessuna contestualizzazione, da nessun collegamento con la storia, con la S maiuscola. Gli occhi attraverso cui le guardiamo sono occhi che non sanno quale sia il soggetto storico, l'evento rappresentato. Sono occhi che non sanno o non dicono, ma non sono gli occhi di Giuseppe. E un dettaglio ce lo dice chiaramente, la scritta sui cartelli, che Giuseppe non sarebbe in grado di leggere. Tra l'altro, in realtà sui cartelli non c'era scritto partigiano, c'era scritto bandito, come i nazisti chiamavano i partigiani. Questa è un'altra foto con un'altra prospettiva, un po' più avanti dello stesso momento rispetto all'inquadratura della foto che aveva visto Morante, che appunto era ricorsa a incenso e polvere. Io l'ho trovato, incenso e polvere usato, e me lo sono comprato, e la riproduzione che ti ho riportato a doppia pagina è proprio quella che, a cui si riferiva Morante, e in cui effettivamente le cose si vedevano molto peggio, molto peggio. E, comunque sia, di chi è lo sguardo allora che ci racconta, attraverso il quale guardiamo questa estasi? È quello dei passanti. Quello di coloro, dei passanti e delle passanti, che ci diceva infatti la narratrice, fin dall'estate precedente avevano iniziato a vedere sui giornali delle strane fotografie, da cui ricavano quell'effetto perturbante che si trasferisce anche su di noi, che leggiamo quella descrizione dettagliata e piano piano, indipendentemente dal fatto che abbiamo o meno presenti le fotografie vere da cui l'ecstasy deriva, iniziamo a capire di cosa si sta parlando. Si parla di un eccidio partigiano, sicuramente nel primo, si capisce dalla descrizione, si parla di Mussolini a Piazzale Loreto nel secondo, si parla dell'arresto di una collaborazionista, la testa rasata di una donna indicata da tutti che passa in una folla, è inequivocabile in un periodo del genere. Però queste immagini, a Giuseppe, che è ignaro di tutto questo, per lui restano un mistero. Infatti, leggiamo, Giuseppe con la testa in su stava lì a scrutare queste scene. In uno stupore titubante, ancora confuso, pareva interrogasse un enigma di natura ambigua e deforme, eppure oscuramente familiare. Giuseppe lo chiamò Ida, e lui, dopo averle porto docilmente la manina, la seguì perplesso, tuttavia senza chiederle nulla. Di lì a poco, attratto da qualche nuova curiosità, si era già dimenticato delle vicole, e nei giorni seguenti parve che con la sua nuova scoperta della fotografia tardiva e vagamente percepita, non avesse agito su di lui se non come impressione. Pare che stavolta non ci sia un segno. Lo guarda come un enigma, ma non ha nessun velo nero davanti agli occhi, non ha reazione, non ha lo sguardo che gli muta terribilmente, se non che di lì a nemmeno un mese le immagini terribili tornano da Giuseppe, solo che stavolta irrompono direttamente in casa sua, penetrano tra le pareti domestiche attraverso una rivista, si avvicinano fisicamente a Giuseppe, contaminandolo in maniera definitiva. E leggiamo infatti, ricordo che quel giorno era domenica, di nuovo piccolo ingresso della voce narrante, ricordo che quel giorno era domenica e il mese mi pare fosse giugno. Seguì la mattina dopo un caso simile a quello antecedente dell'edicola e che parve lì per lì altrettanto insignificante e labile. Rincasando rapidamente dal mercato fra una commissione e l'altra, Ida aveva lasciato in cucina un cartoccio di frutta mezzo aperto. Era una pagina di settimanale illustrato, male stampato, in una tinta violacea. La pagina riproduceva qualche scena dei lager nazisti, dei quali, fino all'invasione alleata, si avevano solo notizie sommesse e confuse. A causa del carattere divulgativo e poco scientifico della rivista, le foto stampate in quella pagina erano nemmeno delle più terribili tra quante se ne vedevano allora. Esse ritraevano. Ed ora io vi leggo e voi guardate. Un cumulo di prigionieri assassinati, nudi e scomposti e già in parte disfatti. Una grossa quantità di scarpe ammonticchiate appartenute a quello o altri prigionieri. Queste due le conoscete bene, sicuramente sono immagini tristemente note di Auschwitz. Ci sono i numeri, nel testo. 1. Un cumulo di prigionieri. 2. Una grossa quantità di scarpe. 3.
Un gruppo di internati, ancora vivi, ritratti dietro una rete metallica. Morante in questa foto, negli appunti, non fa appello alla sua memoria, dice memoria da rintracciare. Io ho trovato questa, ce ne sono molte di foto simili, ma rispetto alla descrizione che poi troveremo più avanti, questa mi sembra più calzante, credo che possa proprio essere questa la foto. 4. La scala della morte, di 186 gradini altissimi e irregolari che i forzati erano costretti a percorrere, eccola qua, sotto cariche enormi fino alla cima, donde poi, ve la metto così che la vedete meglio, fino alla cima, donde poi spesso venivano precipitati giù nella voragine sottostante per dare spettacolo ai capi del lager. 5. Un condannato in ginocchio davanti alla fossa che lui stesso ha dovuto scavarsi, guardato da numerosi soldati tedeschi, uno dei quali è sull'atto di sparargli alla nuca. Ricordatevi questo gesto perché poi ci torniamo. Questa foto non è nella lista del quaderno manoscritto che abbiamo visto, è stata aggiunta dopo nel testo e anche qui però, e quindi anche non ci sono i riferimenti chiaramente nei quaderni, e anche qui però si tratta di un'altra immagine tristemente nota di un ulteriore massacro nazista, stavolta avvenuto in Ucraina. La foto è intitolata, forse la conoscerete, L'ultimo ebreo di Vinnytsia, e fu scattata tra il settembre del 1941 e il gennaio del 42, non si sa esattamente quando, ma in questo arco di tempo sono avvenuti tre massacri nazisti che a Vinnytsia che portarono complessivamente allo sterminio di 30.000 ebrei nella città. E la foto è stata resa nota solo nel 1961. 6. È una piccola serie di fotogrammi, quattro in tutto, che presentano fasi successive di un esperimento in camera di decompressione eseguito su una cavia umana. Questo genere di prova, una fra le tante diverse attuate dai medici nei lager, consisteva nel sottoporre un prigioniero a variazioni subitanee della pressione atmosferica e si concludeva comunemente nel deliquio e nella morte per emorragia polmonare. Qui in realtà la memoria di Morante, che anche in questo caso si appellava alla sua memoria, lo vedrete poi appunto nella descrizione successiva, le fa unire due set di esperimenti, due set fotografici di esperimenti che però riguardano lo stesso soggetto, la stessa persona, perché il viso è lo stesso. Continua a leggere. Tutto ciò era spiegato, a quanto io ricordo ancora oggi. Eccoci. Lo metto più grande così lo potete vedere meglio. Tutto ciò era spiegato, a quanto io ricordo ancora oggi, di nuovo la narratrice, da brevi didascalie poste al basso di ciascuna foto, per questo usavo quel tono un po' scattante e perentorio, perché la descrizione breve delle foto simulava più o meno le brevi didascalie. Però a un ignorante che non sapeva nemmeno leggere, lo spettacolo abnorme di quella pagina doveva apparire un'astrusità senza risposta, tanto più che la cattiva stampa della rivistucola ne rendeva certe immagini ambigue e indistinte. Anche qui fermiamoci un attimo. In questo caso è chiaro che fino a qui chi legge vede le fotografie attraverso gli occhi della narratrice, che fornisce anche, supportata dalle ipotetiche didascalie dei giornali, le spiegazioni necessarie a chiarire alcune immagini e atrocità che magari sono meno note, come ad esempio la scala della morte nella cava di granito di Mauthausen o gli esperimenti del dottor Rascher, maggiore della Luftwaffe a Dachau. Questa prima panoramica, dal tono quasi asettico, informativo, ma non per questo meno terribile, meno brutale, meno agghiacciante, appunto, che sembra riprendere letteralmente le didascalie, segue una nuova descrizione sempre delle stesse immagini. Con quel riferimento allo spettacolo abnorme che quelle foto dovevano rappresentare agli occhi di un ignorante analfabeta, si ha uno slittamento del punto di vista e chi legge ripercorre le stesse immagini aggiungendo al suo orrore consapevole di persona adulta che conosce e riconosce quello di cui si sta parlando. All'orrore si unisce l'orrore senza risposta di Giuseppe. E infatti, cosa vede Giuseppe? Giuseppe vede più o meno questo. Ci si vede, e leggo,
un cumulo caotico di materie biancastre stecchite di cui non si discernono le forme, e altrove un enorme fasciume di scarpacce ammonticchiate che a vista si lascerebbe scambiare per un cumulo di morti. Una scalinata lunga, lunga, lunga che si perde nel quadro, con in basso certe minuscole sagome accartocciate fra macchie brunastre. Un giovane irsuto, dagli occhi grandi, accosciato sull'orlo di una buca, con allato una specie di mastello, e intorno tanti militari che hanno l'aria di divertirsi. Uno di loro fa un gesto confuso col braccio, il gesto confuso è il colpo alla nuca. E dall'altra parte della pagina delle figure di ometti scheletrici occhieggianti dietro una rete, con addosso certe casacche a strisce, flosce, cascanti, che li fanno somigliare a burattini. Alcuni di costoro hanno la testa nuda e rapata, altri portano una scopoletta e le loro facce si atteggiano a un sorrisetto agonizzante, misero, come una depravazione definitiva. Da ultimo, nel basso della pagina, ci si vede, in quattro foto successive, uno stesso uomo dalla faccia inebetita, tutto stretto in grosse cinghie sotto un soffitto basso. Nel centro del soffitto pare di scorgere una sorta d'apparecchio somigliante a un imbuto, e l'uomo rovescia in alto gli occhi a quell'oggetto indefinito come pregasse Dio. Si direbbe che le sue diverse espressioni nelle quattro foto dipendono dagli atti incomprensibili di quella specie di Dio, quella specie di Dio che può decidere, vi ricordate lo sguardo di Ida, il Dio che può decidere di distruggere in un attimo, no? Gli atti incomprensibili di quella specie di Dio, da una viltà stuporosa, la faccia ebete trapassa un'ambascia orrenda, poi a una gratitudine estatica, e poi di nuovo alla viltà stuporosa. Resterà per sempre impossibile sapere che cosa il povero analfabeta Osette avrà potuto capire di quelle fotografie senza senso. Rientrando, pochi secondi appresso, Ida lo trovò che le fissava tutte insieme come fossero un'immagine sola, e credette di riconoscergli nelle pupille lo stesso orrore che le aveva visto in quel mezzogiorno alla stazione Tiburtina circa 20 mesi innanzi. All'accostarsi della madre, i suoi occhi si levarono a lei vuoti e scolorati, come quelli di un cecorino. Questo collegamento esplicito tra i due sguardi di Giuseppe aiuta chi legge a ripercorrere quel filo della narrazione che è iniziato, vi ricordate, appunto con la dolcezza passiva, simile a una precognizione degli occhi di Ida, poi è proseguito con la prescienza oscura che lo sguardo del vitello ha installato in Giuseppe, facendoli calare sugli occhi, aveva detto, appunto, ricordate, una piccola tenda buia che adesso diventa, appunto, gli occhi diventano quelli di un cecolino, no? Questa prescienza oscura che nello sguardo del vitello, che poi la visione del treno dei deportati ha trasformato in orrore sterminato nello sguardo di Osette. Ma notate che finché l'orrore passava a Osette attraverso l'empatia tra altri esseri viventi, il cavallo che poi era un vitello, i pupetti e i signori, la coscienza di Osette riusciva in qualche modo ad assorbirlo e a rielaborarlo. Adesso no. Adesso, e tra l'altro, si parla di foto e non di un vitello vero da macello su un treno, non delle persone vere deportate su un treno. Sono foto terribili, è vero per lui incomprensibili, ma non sono mediate da niente, sono l'irruzione della storia con la S maiuscola negli occhi di Giuseppe. L'orrore si mostra nella nuda incomprensione, nella spietata visione della storia. E per Giuseppe non c'è scampo. Con la visione delle atrocità naziste, il male della storia, il grande male, si installa definitivamente in Giuseppe. E questo orrore sterminato aggredisce definitivamente la sua coscienza di bambino, appunto ancora analfabeta e ignaro razionalmente. L'aggredisce attraverso la vista, solo la vista. Passa dagli occhi e negli occhi si riflette, no? Questi occhi che diventano vuoti e smemorati come quelli di un cecolino, si riflette in modo indelebile. Questa qualità dello sguardo, questo rapporto tra gli occhi e il male della storia che entra, contamina, l'esistenza e l'equilibrio psichico e la vita delle persone, e si riflette nello sguardo, è una prerogativa che nel romanzo accomuna Giuseppe ad alcune persone, a un gruppo di persone, 15 per l'esattezza, che non a caso si incontrano proprio 2 o 3 pagine dopo quello che abbiamo appena letto, e con le quali si continua a dipanare questo lungo filo che sto per chiudere, che partiva con la descrizione degli occhi di Ida. E leggiamo. Con l'autunno la pace portò un seguito di avvenimenti nuovi. I primi a tornare furono gli ebrei. Dei 1056 passeggeri del convoglio Roma-Auschwitz, partito dalla stazione Tiburtina, i sopravvissuti erano 15.
tutta gente dell'infima classe povera, come la quasi totalità dei deportati di Roma. Nei loro occhi infossati nel marrone non parevano rispecchiarsi le immagini presenti dintorno, ma una qualche ritta di figure allucinatorie, come una lanterna magica di forme assurde girante in perpetuo. È curioso come certi occhi serbino visibilmente l'ombra di chissà quali immagini già impresse, chissà quando e dove nella retina, a modo di una scrittura incancellabile che gli altri non sanno leggere e spesso non vogliono. Quest'ultimo era caso per i giudii. Presto essi impararono che nessuno voleva ascoltare i loro racconti. Anche gli occhi di Giuseppe sono segnati. Le sue crisi dopo l'ingresso delle fotografie in casa sua sono inarrestabili, sempre più violente, fino ad arrivare alla conclamata epilessia grave nei mesi seguenti. Infatti si legge che sembrava che in quell'autunno del 46, quindi un anno dopo la visione delle foto, un anno in cui appunto dopo la visione delle foto iniziano queste crisi, si dice sembrava che in quest'autunno del 46 tutti i ricordi della sua piccolissima vita rincorressero lo smemorato Giuseppe, fiutando il punto nascosto del suo male. Finché appunto la mattina del 16 novembre Giuseppe ha il primo grave accesso della malattia che lo minava. Si legge, accesso. Primo grave accesso, dopo il quale, solo chi lo aveva conosciuto prima, poteva forse notare nei suoi occhi, già troppo belli, a detta della dottoressa, una nuova diversità favolosa, quale forse restava nell'occhio dei primi marinai dopo la traversata di mari incommensurabili, ancora senza nome sulle carte. Giuseppe, a differenza di costoro, non sapeva niente, né prima né dopo del proprio viaggio. Le sue crisi, ma forse a sua stessa insaputa gliene rimaneva nella retina un'immagine capovolta, come si racconta di certi uccellini migranti, i quali di giorno, insieme alla luce solare, vedrebbero tuttora nella loro ignoranza anche lo stellato nascosto. E qui siamo quasi alla fine. Vedete che torna questa idea, già formulata per i sopravvissuti e le sopravvissute di Auschwitz, delle immagini che si imprimono nella retina, che da lì agiscono fatalmente, dolorosamente sull'individuo, ma si riverberano anche all'esterno, in un'ombra, in uno sfarfallio, in una scrittura che gli altri non sanno leggere. Ida tuttavia sa leggere negli occhi di suo figlio e lì vede, e vi cito, Morandi, una sorta di cognizione impossibile, puerile e indicibilmente straziata, una sorta di cognizione impossibile. Ecco di nuovo, espressa con parole diverse, la prescienza oscura, che accomuna i piccoli, coloro che il Vangelo di Luca pone in esergo, posto in esergo al romanzo, contrappone, no? Il Vangelo di Luca, i piccoli, ai dotti e ai savi, ricordate, hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi e le hai rivelate ai piccoli, accomuna i piccoli, quindi ai bambini, alle bambine, alle bestie, da macello, accomuna Ida, accomuna il vitello allo scalo Tiburtino, accomuna Giuseppe, il cane Bella, i deportati di Auschwitz. Questa prescienza oscura, la cognizione impossibile e straniata sono assolute e inconsolabili. Come ricorda l'altra citazione che è in esergo al romanzo, che si accompagna appunto a quella evangelica, che è la citazione del sopravvissuto di Hiroshima, non c'è parola in nessun linguaggio umano capace di consolare le cadie che non sanno il perché della loro morte. Ancora una volta, in una parola cadie si intende gli esseri umani, alcuni esseri umani, ricordate appunto le cadie, come vengono definite anche le cave di Auschwitz, alcuni esseri umani e alcune bestie, appunto, accomunati dall'uso di questa parola. E il loro perché risuona disperato e senza risposta, come appare inequivocabile nell'ultimo brano che leggiamo insieme. Con questo brano chiudo questa lezione che è durata anche troppo. Al guardare in su verso di lei, subitaneamente proruppe in singhiozzi asciutti, è Giuseppe dopo che ha avuto una grave crisi. E con lo stupore di una bestiola disse in una voce disperata: Ah, ma perché? In realtà questa sua domanda non pareva rivolgersi proprio a Ida la presente, piuttosto a una qualche volontà assente, immane, inspiegabile, e pensate allo sguardo stuporoso della cavia di Rascher ad Dachau. Quella domanda, perché, era diventata in Giuseppe una sorta di ritornello che gli tornava alle labbra fuori tempo e fuori luogo, forse per un movimento involontario. Lo si sentiva a volte ripeterla fra sé e sé in una sequela monotona. Perché? 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 Ma per quanto sapesse da automatismo, questa piccola domanda aveva un suono testardo e lacerante, piuttosto animalesco che umano. Ricordava di fatti le voci dei gattini buttati via, degli asini bendati alla macina, dei caprettini caricati sul carro per la festa di Pasqua.
Non si è mai saputo se tutti questi perché, innominati e senza risposta, arrivino a qualche destinazione, forse a un orecchio invulnerabile di là dai luoghi. Ed ho finito. E chiudo la condivisione. Quindi, Bellissima, molto bella. molto, molto pesante, però è inevitabile, inevitabile. Sono cose di cui bisogna parlare, anche a scuola Purtroppo, bisogna tristemente vera, e quindi parlare. Esatto. purtroppo. E di cui dobbiamo parlare anche a scuola. Sono qui. Se avete cose da domandare, se avete delle, se avete vi sono venute delle idee, avete pensato delle cose, ci sarebbe tantissimo da dire guardando questa immagine, leggendo questa enfasi. A me veniva in mente tantissime cose, ma volevo. Ecco, Maria Rosaria, vedo già che c'ha la manina alzata. Sì, Benissimo. io avevo fatto delle considerazioni mentre lei stava leggendo, soprattutto diciamo quei passi così realistici, così lucidi, no? Come lei stessa li ha definiti. E mi veniva in mente una riflessione che io credo, io come tanti miei colleghi sicuramente avranno fatto leggere ai ragazzi della scuola, delle superiori, della scuola, del liceo, comunque gli istituti. E se questo è un uomo, no? Credo che è una lettura, che sia una lettura, insomma, ormai. E notavo come tante volte io sottolineo, no? Anche ai ragazzi, dice, notate la lucidità del racconto, anche se questo è un uomo, è drammaticamente lucido, nel senso che, e ho trovato, proprio perché lei ce l'ha fatto notare, questa lucidità, questa fermezza anche nella narrazione, che non è mai patetica, lacrimosa, in certi punti è talmente lucida, talmente, come dire, ferma, no? Realistica. Che è pur così estremamente drammatica, che ricorda moltissimo, a me ha ricordato moltissimo alcuni passaggi del romanzo di Levi, proprio così, quasi scientifico, ecco, a tratti una narrazione così scientifica, ma al tempo stesso così dura e così drammatica. Ecco, questa è la mia riflessione, quello che ho pensato mentre lei diceva queste cose è stato questo. Certo, soprattutto nella parte, chiaramente, secondo me è voluta, soprattutto nella parte in cui fa questa doppia descrizione delle stesse foto, no? È voluto anche questo tono così freddo, lucido e scientifico, anche con un richiamo appunto alle didascalie che si presumeva fossero appunto nelle presunte riviste, e è un gioco veramente interessantissimo questo della doppia descrizione con occhi diversi, no? Diciamo la parte più lucida e descrittiva, e poi questo sguardo straniato invece che appunto confonde con dei soldati che si divertono, uno fa uno strano gesto col braccio, il colpo alla nuca finale, all'ultima ebrea di Vinnitsa. Sì, sicuramente c'è un motivo, nel senso la cosa incredibile è come nel vedere tutto questo che io gli ho messo in fila così, come tu senti in 661 pagine, ci sono proprio questi richiami che poi magari spesso appunto sono a molte pagine di distanza, però con un tentativo anche di imbeccare chi legge nel recuperare i nessi complessi che ci sono, le analogie e chiaramente l'ideologia del testo che tanto clamore suscitò quando uscì nel 1974. Sì, comunque è interessante questa cosa che dice sicuramente. Levi ha una scrittura di un certo tipo, ha una formazione di un certo tipo e una volontà anche poi di fuggire appunto dal tono eccessivamente patetico proprio, anche perché non c'è bisogno di pathos per cogliere e avere appunto empatia rispetto a una serie di cose che si leggono. Certo, la ringrazio. Grazie a lei per l'intervento. Valentina, mi sembra che ci sia. Valentina Riga. Sì, sono io. E anche a me è venuto veramente, soprattutto l'aggancio, il distinto, di collegare a Primo Levi proprio questa che si è ammazzato, insomma, non ha assistito a quello che evidentemente ha vissuto, quindi dallo sguardo, diciamo, pieno di stupore, come una.
Valentina, la sento a tratti, sta parlando con un microfono. Sto parlando col microfono acceso, si sente adesso? Sì, adesso sì. Ecco, allora io anch'io istintivamente mi è venuto quando abbiamo finito di, diciamo, di scorrere, insomma, di leggere questi appunti che lei ci ha mandato, questi stralci, no, del romanzo, e molto mi è venuto distinto, appunto, ho pensato subito a Primo Levi e al fatto che lui sia ammazzato, no, e al fatto che comunque questo sguardo, ecco, così pieno di stupore del perché, no, e, di Giuseppe mi ha fatto, diciamo, come si può dire, giungere allo stesso interrogativo di Primo Levi, che appunto dice non si è mai saputo se tutti questi perché innominati e senza risposta arrivino a una qualche destinazione, forse a un orecchio invulnerabile di là dai luoghi, no? Quindi questo è anche molto, cioè, per me è come, diciamo, molto toccante, perché insomma mi fa pensare a quello che giustamente, cioè comprensibilmente, molti, Dio è morto, insomma, no? Visto che questo orecchio invulnerabile che non ha, non forse non, che non coglie queste, insomma, comunque, ecco, diciamo che lo sguardo di Giuseppe mi ha subito riportato a questo, cioè, queste ultime righe ti mettono questa, non so se dire angoscia, ma questo senso di sperdimento di questo bambino e anche di quello che deve essere stato nell'adulto, no? Cioè, appunto, in Primo Levi, che si è gettato a una tromba delle scale, pur essendo appunto sopravvissuto, diciamo, è sopravvissuto fisicamente, ma non a quello, a questi perché. Ecco, forse la domanda più grande è il perché. Sì, e questo, sì. E questa è la diciamo, quello che appunto da questa lettura, da questo di oggi, mi forse è quello che più mi ha preso, al di là delle immagini, ecco, queste, immaginarmi questo bambino che è costretto a sua insaputa a vedere queste cose, e che è un adulto che non ce la fa, ecco, a vivere con questo. Sì, ora in questo caso specifico, ecco, era solo un'osservazione la, sì, mia. Ora grazie mille, Valentina, grazie mille. E scusa, facevo delle facce strane, perché appunto la voce andava e veniva, e quindi cercavo di avvicinare il più possibile l'orecchio per non perdere nemmeno una parola di quello che diceva. In questo caso è importante dire che i perché di Giuseppe, gli ultimi perché, sono in riferimento alla sua malattia, cioè alle crisi che lui subisce, il rapporto tra, chiaramente lui soffre, ma il rapporto comunque tra l'idea che la metafora della malattia, come appunto metafora della storia, della violenza, della storia, del potere, i suoi perché però sono su quello, cioè le uniche reazioni che ha Giuseppe di fronte a le immagini drammatiche si vedono dai suoi occhi, non vengono mai verbalizzate. L'unica verbalizzazione arriva di questi perché strazianti per appunto gli attacchi epilettici che lo tormentano, e quindi questo suo ultimo perché però lo riconnette ai perché al perché del vitello, al perché del condannato, dell'Acadia, del dottor Rascher, e tutto appunto è connesso in questo senso. Ci sono altre osservazioni, domande? Era anche Fulvio Detti che aveva alzato, sì, la mano. Sì, sì, ah, sì. Non l'avevo mica visto, certo. No, la più grande, no, tra l'altro poi ho avuto un piccolo problema di connessione e mi sono riconnesso, ovviamente. Ok. Allora, no, mi interessava una cosa, riportando la questione un po' sulla faccenda didattica, più marcatamente didattica, non so, vorrei sapere se qualcuno condivide il mio disagio, perché parlando della questione Shoah,
Io ho notato che ci sono tanti libri e tanti prodotti, ma a partire, cito l'ultimo, La vita è bella, che sono opere di pura invenzione, ricalcate malamente. Io insisto sempre con i ragazzi, personalmente ho una specie di orticaria davanti a questi tentativi, perché mi sembra quasi di insultare la storia nella sua verità. Basterebbe la storia oggettiva, basterebbe un ricorso oggettivo e analitico ai fenomeni. Tuttavia ho riscontrato che c'è questo proliferare di racconti inventati, immaginari, su questa tragedia, quando bastano e avanzano, disgraziatamente avanzano, perché disgraziatamente parliamo di milioni di occorrenze e testimonianze, e basterebbero quelle. Ecco, non so se i miei colleghi condividono questo disagio, io lo soffro, lo vivo, perché da storico mi preme molto la verità storica e dico che basterebbe una storiografia e anche una letteratura, se vogliamo, che è pur sempre un elemento di fiction, ma che sia molto più aderente al dato storico. Vorrei sapere se è una sensazione condivisa o se è un aspetto che è stato valutato in questo senso. Grazie mille. Ok, allora io faccio da intermediaria, per bellissimo, quindi per favore rispondete a Fulvio Detti, colleghe e colleghi, a voce. Sì, io posso dire solo questo, se posso, però non so se si è prenotato qualcuno, non lo vedo. No, mi sembra di no. Ah. No, non è la mia una risposta, non so se possa essere una risposta o no. Comunque io mi sento in linea con il collega, perché i fatti parlano già abbastanza. Purtroppo quello che appunto abbiamo appreso, e che anche detto nel romanzo, che si faceva fatica ad ascoltare queste storie, e quindi la negazione che c'è stata è cominciata da allora per il troppo dolore, perché era troppo probabilmente sentire queste cose che erano accadute. Oggi si sente anche che c'è ancora una parte di negazionisti. Io suggerirei un libro che purtroppo ancora non ho letto, ma mi riprometto di comprare, è quello di Veltroni su Modiani, che è uno dei sopravvissuti ancora in vita, e che lui ha conosciuto direttamente. E la cosa bella è che dice, nonostante lui abbia subito tutto quello anche che noi abbiamo letto oggi pomeriggio nella storia, e molto di più, perché insomma lo sapete tutti, è un uomo molto la cui compagnia, dice, gradevole, che non odia e che vive, ecco, diciamo, non nell'odio, e questo diciamo che colpisce parecchio. Mi spengo. Quindi si potrebbe dare da leggere anche questi, sono esempi veramente positivi, perché se dicono di non odiare queste persone, che hanno tutti i motivi per odiare il genere umano, insomma, è molto concreto, era questo che volevo dire. Ed è una storia vera. Alessandro Benassi vuole intervenire. Sì, io si sente? Sì, ok. Sì. E entro a gamba tesa, recuperando quest'ultima suggestione sull'uso della fiction o di certo tipo di narrazione, recuperando la struttura stessa che te ci hai evidenziato molto bene, e grazie per la bellissima lezione. A parte certe suggestioni che mi hanno ricordato molto Saba, con una creaturalità animale che diventa cifra dell'essere umano, però quello che diceva rispetto alla necessità di guardare la storia è la Morante stessa che ce lo dimostra con la strategia ekphrastica. Cioè è lì che nasce il trauma, è guardando l'immagine e facendo appello a una fonte in un modo che diventa anche superiore alla capacità di comprensione, che supera la capacità di definizione intellettuale. È in quel modo che il trauma avvenuto arriva e deve arrivare, ed è il modo in cui lei ce lo presenta.
attraverso una ecfrasi drammatica che è un'ecfrasi storica, è un'ecfrasi fotografica, quindi estremamente documentaria. Quindi la risposta che lei ci dà alla domanda cosa dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare eminentemente i fatti, perché anche se non li capiamo, è lì che succede che un certo tipo di comprensione, che è la comprensione del male, arriva dentro di noi e mostra i suoi effetti. E questo è il trauma della storia. Il fatto che come guardare il male, guardare dentro l'abisso, arrivi a provocare degli effetti. Che poi, tra l'altro, anche questo sarebbe molto interessante, eventualmente vedere quali erano le posizioni, il gran male, insomma, l'epilessia è stata sottoposta a un dibattito medico molto lungo, quindi quali sono le cose che fanno, che ingenerano, però si sa che ora è lo stimolo visivo una delle cause che genera i grandi attacchi. Quindi sarebbe il caso di verificare esattamente, visivi, uditivi, ma soprattutto visivi, quali erano le competenze che la Morante poteva avere rispetto a questo punto. Ma appunto è la visione, è una visione anche indefinita ma documentaria, che poi è lo sguardo secondo, che poi è il suo tentativo di dare parola, di ritradurre quelle immagini. E questa è secondo me la risposta ultima. Come dobbiamo fare per riappropriarci e rendere efficace questo evento drammatico? Guardare quelle foto, assolutamente. E anche al di là della nostra comprensione, fare in modo che quelle foto agiscano, perché è lì che sta il loro potere. E credo veramente che tu ce l'abbia dimostrato molto bene, come la capacità dello sguardo, la forza dello sguardo e dell'immagine possa agire sia da un punto di vista intellettuale ed emotivo, sia da un punto di vista narrativo poi. Grazie Sere, un bacio. Grazie, grazie a te. No, più che altro sai cosa pensavo mentre parlavi di questo? Parlavo che io ho sempre, abbiamo sempre parlato, no, a lungo di questo disprezzo per le immagini rispetto a chi studia la letteratura in altri ambiti. Mi ha molto colpito che, voglio dire, andate a guardare la bibliografia critica su Elsa Morante, è veramente, e sulla storia, è una roba immensa, mastodontica. Ho cercato, davvero pochi si soffermano su questo passo, pochi si sono interessati a capire se erano foto vere, se non erano vere, se erano descritte così, cioè quando in realtà è davvero un passaggio del testo cruciale quello lì. Io ci rivedo il solito atteggiamento di disinteresse per l'immagine da parte di chi, spesso da parte di chi studia la letteratura, e mi ha colpito questa cosa, devo dire la verità, mi ha colpito. Perché, ripeto, io l'ho trovato invece un passaggio del testo cruciale, e davvero vi ho detto poco, cioè, ma in quella descrizione lì, quando lei a un certo punto, descrivendo il bambino in braccio a la donna di Chartres, no, collaborazionista, e dice una testa di ricetti biondi, ed è evidente dalla foto che ha visto che quei ricci non sono biondi. Lo dice perché? Perché quello è il figlio di un nazista. Per suggerire a chi non si ricordasse, a chi non sapesse, a chi non avesse visto la foto, in qualche modo ti dice anche quella cosa attraverso quelle parole. Cioè, anche il modo in cui struttura queste ecrasi andrebbe studiato con molta, molta attenzione, secondo me. Per vedere come utilizza questo codice, il codice appunto della descrizione dell'immagine, il modo in cui lo utilizza e che cosa e quanto dice a chi, anche a quanti registri parla, a chi sta parlando con quella descrizione delle immagini. È vero, cambiano gli occhi che la guardano, che al posto nostro, ma cambiano anche le competenze di chi legge quelle descrizioni. Competenze in ambito dei fatti a cui si fa riferimento, a cui basa, competenze visive, per cui può ricordarsi come me immediatamente. Io veramente non ce n'è una che non abbia colto al volo, ma perché ho passato periodi lunghissimi circondata da quelle foto lì, volente o nolente. Però ecco, niente, sono colpita dal fatto che non,
che non sia stato guardato con la dovuta attenzione. E secondo me quel passo lì non è stato guardato con la dovuta attenzione per una certa ritrosia degli studiosi e delle studiose di letteratura di accostarsi alle immagini. La passiamo a Furio Detti, voleva intervenire di nuovo. Ah, ok. Però ho sentito anche una voce femminile sotto. Che sì, dopo una... c'era Domitilla. No, allora prego, prego, Domitilla Leali. Vai. Ok, sì, io volevo solo esprimere una mia opinione rispetto al tema della didattica, o meglio, dello studio della Shoah attraverso la letteratura. Mi sentite? Perché io vi sento molto in ritardo e no, spero non so di, se insomma, è in ritardo, però è fluente, per cui va bene, va bene. Va bene così, allora. E mi è capitato anche di collaborare con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino e quindi di discutere anche con alcuni di loro del tema. E pensavo, mentre si parlava del ruolo dell'immagine, penso sia Krakauer, ma non ne sono certissima in questo momento, che fa riferimento, Krakauer, che parlando della filmografia a proposito della Shoah, fa riferimento al mito di Perseo o Perseo, come volete, e la testa di Medusa, no? Che se vista direttamente pietrifica e se invece vista riflessa nello specchio diventa per Perseo uno strumento di difesa. E pensavo anche che Primo Levi, in una poesia inedita che scrive prima di morire, forse suicida, forse no, a Mario Rigoni Stern, scrive queste righe in cui dice, dedica questa poesia a Nuto, cioè a Nuto Revelli, e a Mario Rigoni Stern, che non sono stati pietrificati dallo sguardo della Medusa e che hanno scritto libri non inutili. E la mia conclusione è questa, che se è vero che la storia, posto che poi esista una dimensione oggettiva della storia, i documenti vanno comunque letti e interpretati, possono avvicinare, devono avvicinare i ragazzi alle tematiche come quella dello sterminio degli ebrei e non solo degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale. È anche vero che attraverso letture come quello della Morante, che mi ha commosso tantissimo, e mentre lo sentivo rileggere mi sono ricordata che non lo posso più rileggere un'altra volta, perché questo dettaglio degli occhi è qualcosa di veramente profondissimo, insomma. O attraverso il racconto di Primo Levi, penso a quell'immagine in cui lui descrive, prima che partano per Fossoli, le madri che accudiscono i loro bimbi, preparano, lavano le fasce per il giorno dopo. Ecco, sono degli episodi che non sono veri nel senso autenticamente accaduti. Lo stesso Primo Levi lo dice, no? Che in qualche caso, come il caso di Piccolo del canto di Ulisse, Piccolo neanche si ricordava di questa cosa, può aver modificato i fatti, ma quello che è vero, autentico, è il senso che trasmettono le parole e la letteratura. Quindi credo che questo sia un valore aggiunto, insomma, che la letteratura può offrire alla lettura dei fatti storici. Questo è quello che penso io. Grazie Domitilla, sì. Grazie a lei anche per la lezione bellissima. Sì, assolutamente. La ringrazio molto, anzi, di questo intervento. Sto molto interessante e molto utile. C'è qualcun altro? Io dovrei aver recuperato il microfono. Ah, ok. Mi sentite? Sì. In parte quello che volevo dire è stato... diciamo già detto dall'intervento precedente, che secondo me è molto puntuale. Anche la critica su Primo Levi ultimamente punta molto a estrarlo, diciamo, da quella categoria che era stata gli era stata applicata di testimone, e a metterne in luce le doti di scrittore. Questo è un uomo, è un libro intriso profondamente di letteratura. Allo stesso modo sappiamo benissimo che certi documenti sono muti. Le foto sono pietrificanti, ci restituiscono uno sguardo che è quello di Medusa. Nello stesso passo di Morante che Serena ha estrapolato così bene e ha letto, lo sguardo diciamo di Giuseppe, no? Che trasforma le foto in una specie di quadro espressionista fuori fuoco e in cui tutto balena in maniera confusa,
quel passo fa vedere proprio come è un espediente letterario in quel caso che ci fa entrare più profondamente nel significato dello sguardo appunto di Giuseppe. A questo proposito vorrei ricordare un'altra cosa, un altro dei nomi che veniva data all'epilessia era il male sacro, e sacro si ricollega alla parola che, se non sbaglio, Morante usava. Esatto. Questo potrebbe rimandare, per esempio, all'idiota di Dostoevsky, che fosse un autore molto caro a Morante. Certo, Morante era carissimo. Era una figura di santo. Vorrei fare osservare ancora di più quanto fossero legate le riflessioni di Elsa Morante del filosofo Giorgio Agamben, che era suo amico e in un certo senso allievo, che probabilmente anche da lei, dalle discussioni con lei, trae poi la sua famosa categoria di homo sacer, di questa definizione nuova di sacro come qualcosa di separato e quindi di una nuda vita, che è proprio poi quello che trova il concetto di nuda vita di Agamben, di cui forse molti dei presenti l'hanno sentito parlare perché nella filosofia attuale è molto vulgato, può avere anche questa origine. Quindi addirittura non solo una scrittrice, diciamo, può in qualche modo, poi dopo bisogna vedere, ecco, bisogna vedere le opinioni, c'è finzione, però può contribuire a chiarire la storia, ecco, ma addirittura anche a ispirare la filosofia, ecco, quindi sempre per portare l'acqua al mulino dei letterati. Grazie. Grazie a te, Fabrizio. Sì, tra l'altro appunto poi molte delle cose è stato studiato ed è molto interessante anche il rapporto di Morante e di questa visione, anche di questo perché nominabile del rapporto di Morante con Simone Weil, per cui il rapporto tra Morante e la filosofia è un rapporto osmotico ben forte, sì. Ah, scusate, c'era Fulvio Detti forse che voleva ridire qualcosa. Sì, era Furio, scusami. Rapidamente, no, ma scusa, volevo dire un conforto rapidamente al collega che è intervenuto, del quale purtroppo non ricordo il nome. Relativamente all'epilessia, siccome me ne sono occupato per vari motivi tecnici legati alla questione di insegnamento della didattica, potrà essere utile sapere che c'è una poligenesi neurologica e recentemente sono stati scoperti non soltanto stimoli olfattivi, ma combinazioni di stimoli sensoriali di varia natura e anche, se non vado errato, anche degli stimoli indotti, generati, diciamo, a distanza di tempo dalla sollecitazione sensoria. Quindi è una cosa che ha a che fare molto con la memoria e la visione e, diciamo così, anche la sensibilità. Volevo dirlo per il collega perché apre tutta una serie di prospettive anche letterarie molto interessanti, a partire dalla distanza tra percepito, raccontato e ricordato. Grazie, solo questo, grazie mille. Grazie mille, Furio. Vabbè, se non ci sono altri interventi. C'è Antonio. Antonio, che è prenotato da tantissimo e tutte le volte lo scavalchiamo. Ci mancherebbe altro. Sì, e non poi è Monica. Un problema. No, io volevo ritornare sul discorso della didattica e su letture e visioni. Ovviamente, insomma, se questo è un uomo e funziona tantissimo, forse anche appunto per il suo particolare statuto, no? È difficile anche inquadrare, ecco, però è vero anche che poi alla fine la distinzione, secondo me, è tra buona e bella e brutta letteratura, buon, brutto cinema. Non so, ad esempio, negli anni scorsi i miei alunni mi hanno fatto conoscere questo libro che si intitola Destinatario sconosciuto di Cressman Taylor, che è un racconto basato su una storia vera della rottura tra due amici, uno ebreo che va a vivere negli Stati Uniti e l'altro che rimane in Germania mentre
cioè avviene l'ascesa del nazismo, e questo romanzo è scritto nel 38, e romanzo breve o racconto lungo, epistolare peraltro, e funziona benissimo, e nella storia si immagina ciò che avverrà dopo. Quindi la creazione letteraria riesce a prevedere quello che avverrà negli anni successivi, e a mio avviso non tradisce per nulla, come dire, non è come dire, offensivo nella sua fiction alla, come dire, alla ricostruzione storica. Quindi, insomma, la questione secondo me era spostata sul fatto delle buone letture o delle cattive letture, non sul piano, come dire, fare informare e sensibilizzare attraverso solo la storia o solo la letteratura. Ecco, questo qui. Grazie. Abbiamo Monica. Sì, buonasera. Io volevo solo fare questa riflessione. Io ho letto la storia qualche anno fa e devo dire che ho avuto molta difficoltà ad andare avanti per l'immagine che mi rimandava questa lettura di un mondo scuro, ecco, opaco, senza possibilità di redenzione, senza luce. Ho avuto veramente grande difficoltà ad arrivare in fondo. Credo che sia anche una lettura molto complessa, molto difficile per i ragazzi di liceo, di quarta e di quinta, proprio per questa immagine, che almeno io così l'ho percepita leggendo questo libro, così negativa, questa visione così negativa dell'uomo, proprio senza possibilità di riscatto. L'altro aspetto che volevo notare era dal punto di vista linguistico. È una lettura non facile che per i ragazzi del liceo, perché è presuppone anche delle competenze, delle buone competenze linguistiche, perché non è facile la lettura, ecco, della Morante. Ma soprattutto, ecco, volevo dire, ecco, proprio il senso di disagio che ho provato leggendo questo testo, un mondo veramente senza possibilità di riscatto, senza luce. Questa è un po' l'impressione che ho avuto io, e quindi mi riesce anche difficile proporre una lettura di questo tipo ai ragazzi, ecco, un po' volevo fare questo. Quando sicuramente non è un libro, cioè è un libro che ha delle parti di alleggerimento, eccetera, ma è un libro che ti intride di tristezza. Ora, su quanto però mostri un mondo senza speranze, c'è stato un lungo dibattito, non so se ha presente il dibattito che c'è stato appena uscì la storia nel 1974, e Sanguinetti e Company scrissero una lettera ferocissima sul Manifesto all'epoca, in cui accusavano appunto la Morante di non rappresentare un mondo senza speranze, in cui per i poveri, disgraziati, sottoproletari non c'era speranza. Allora il dibattito era fortemente ideologizzato, chiaramente, quindi questa cosa, però tutto sommato dicono. E addirittura Rossana Rossanda l'accusò di vendere disperazione, disse: meglio vendere patate che vendere disperazione. Quindi, cioè, c'era un... E giustamente, non mi ricordo più quale critico, fa notare, fa questo nesso molto bello tra Brecht e Morante nella reazione che hanno avuto rispetto alle accuse che le erano state fatte appunto di rappresentare questo mondo di sottoproletari incapaci di riscattarsi, no? E diceva, Brecht diceva, gli avevano fatto notare quando aveva scritto Madre Courage, che accidenti, anche lì non c'era nessuno che, no, era una cosa senza speranza, non c'era nessuno che si ribellava e la rivoluzione non arrivava mai. E Brecht diceva, sì, non c'è nessun personaggio, ma chi legge è in grado di comprendere, di fare i suoi passaggi mentali, e chi mi affido sul fatto che chi legge invece non sia disperato e disperante, non viva in quella situazione e comprenda da questo, abbia lo scarto per pensare a un mondo migliore, un mondo più giusto.
Stessa cosa più o meno rispondeva Morante nelle sue lettere, è vero, è un mondo disperato, ma non dobbiamo farglielo conoscere ai ragazzi e alle ragazze che esisteva ed esiste tuttora un mondo disperato, un mondo di gente che muore di fame, un mondo di gente che non ha nemmeno l'opportunità di comprendere la crudeltà di cui è vittima, di comprenderne il senso, di comprenderne il senso politico, di comprenderne il senso… e quindi perché… E sono grandi, in quarta e in quinta superiore, sono abbastanza grandi, guardano film terribili e violentissimi. Non ti dico leggere tutta la storia, forse è lunga, ma delle parti sì, delle parti magari paragonandole appunto a Levi, facendogli vedere delle foto, facendo un lavoro complessivo con gli insegnanti di storia e di filosofia, sono in grado di leggerle e devono saperlo che c'è la disperazione e che ci si deve ribellare all'esistenza della disperazione. Se chi la subisce non può ribellarsi, leggiamo noi di loro e diamogli una mano. Cioè, io lo capisco che non si leggano volentieri le storie tristi, però non mi sembra una ragione molto né didattica né morale questa qui, tutto sommato. Sì, storie felici ce ne sono poche, no? Volevo solo trasmettere, ecco, la sensazione che ho provato io. Ma io questa la capisco benissimo, quando ho dovuto rileggere di questa lezione avevo dei momenti di sconforto profondo, perché veramente mi sentivo aggredita dalla disperazione, è vero. Però magari in pillole, non tutto il libro, anche rispetto al linguaggio, ci sono parti che sono molto… in realtà una narrazione che scorre facile, però secondo me… non lo so, e poi lo devono dire i suoi colleghi, perché effettivamente io ho parlato nelle classi di altre cose, nelle scuole ho parlato però per esempio di testi di partigiane e letteratura partigiana, che sono insomma belle, certo che lì è finita diversamente, però non lo so, appunto, forse i suoi colleghi e le sue colleghe sanno meglio se sia da un punto di vista dello stile e della lingua che da un punto di vista della disperazione. È una lettura magari non integrale che si può pensare di proporre in una quarta, in una quinta, in una quinta immagino superiore, non lo so. Non l'ho mai proposto l'amore, ho proposto altri testi, ma questo anche perché ho avuto molta difficoltà anch'io, quindi cioè, credo che anche i ragazzi devono essere preparati a una lettura di questo tipo, perché non è una lettura facile. Questa immagine di mondo chiuso, disperato, a me mi veniva anche leggendo L'isola di Arturo, per esempio. Io provavo questa fortissima sensazione, quindi insomma bisogna, certo che si possono avvicinare ai ragazzi, però li dobbiamo preparare, ecco, li dobbiamo preparare, questo volevo solo dire, ecco. Grazie comunque. Grazie a lei. Posso aggiungere io una nota allora a questo intervento? Sono sì, sempre certo. La persona di prima, Antonio Femia. No, io volevo dire invece che io non ho proposto la storia, ma L'isola di Arturo più volte. La prima delle quali, insomma, ero titubante proprio per la scrittura della Morante, che invece si è rivelata la risorsa maggiore in termini di attrazione per un pubblico di prima superiore o di seconda superiore. Quindi forse alcune volte siamo noi che... come dire, dubitiamo della forza degli scrittori e dall'altra parte anche delle capacità degli alunni. E poi l'oggettività terrificante di quel racconto in realtà poi ha avuto gli esiti sperati, nel senso il ritorno è stato... mi è piaciuto, o meglio, non posso dire che mi sia piaciuto, ma sono rimasto attaccato alla pagina. Quindi non so, a volte forse è lecito e anche di più provarci, ecco. Sì, sono d'accordo. Certo, posso? Non posso parlare più di tanto. Perché mi è capitato, non insegno normalmente nelle scuole superiori. Sì, certo.
Sì, posso intervenire, mi scusi. Stavo facendo questa considerazione. Intanto la ringrazio perché appena ha nominato Brecht era una cosa alla quale pensavo anch'io prima, no? Come analogia. No, riflettendo su quello che si diceva prima, che dicevano anche prima i colleghi, io penso che secondo me invece l'aspetto fondamentale sia tenere lo sguardo su diciamo i due aspetti, cioè da un lato insegnare la storia del Novecento, anche quello che è successo da un punto di vista di verità storica, dall'altro però fare anche un'opera di tra virgolette sensibilizzazione. Allora parlando di Shoah, parlando di crudeltà che sono avvenute insomma nel nostro secolo, ora nel secolo scorso. Ora, secondo me il brano della Morante è bellissimo, è fantastico, e io per primo vorrei, non l'ho mai proposto, ma mi piacerebbe in futuro pensare di proporlo anche visto questo incontro, questi stimoli nuovi. Però ecco, secondo me va proposto in modo tale che i ragazzi ne capiscano il valore, la forza, e lo amino anche loro. Mm-hmm. E secondo me, ecco, pensando, non so, rispondendo anche prima al collega che parlava della Vita è bella, che sicuramente non è un film storicamente, come dire, puntuale su alcune cose, eccetera, però è molto efficace dal punto di vista della sensibilizzazione. Allora, secondo me, una cosa non esclude l'altra, cioè fare anche un percorso dove si parte da cose anche un po' più fantasiose, ma molto efficaci, secondo me, dal punto di vista di colpire la sensibilità dei ragazzi in particolare, perché l'ha sempre visto dal punto di vista dei ragazzi, fino poi ad arrivare a cose, diciamo, anche forse più, tra virgolette, di valore, come possono essere i testi della Morante, anche perché, ora lei prima citava Brecht, e ripeto, la ringrazio ancora. Brecht, se penso soprattutto alle poesie, ad alcune cose che aveva scritto, lui riusciva ad essere molto vero senza essere vero in senso storico, diciamo, in alcuni casi, perché se penso, non so, la ballata del benestare al mondo, ballata di Maria Sanders, questi pezzi così, cioè, ci sono dei riferimenti, però non c'è proprio la filologia in senso storico, quindi secondo me, ecco, sarebbe bello includere in un percorso entrambi gli aspetti. Grazie mille. Allora possiamo chiudere? E non vedo altri interventi. Sì. Ok, e niente, vi ringrazio tutte e tutti tantissimo, ci vediamo il prossimo, cos'è, mercoledì 17, che ci sarà Andrea Torre, che sarà l'ultimo incontro dei nostri. Quindi niente, grazie della pazienza, di aver resistito fino a quest'ora. Ciao, grazie. E buona serata a tutte e tutti. Grazie. Grazie.